nel 99 e 2000, mi corregga se sbaglio Graziani, lei ha avuto sì. un'esperienza nel Teramo del compianto Malavolta con Pruzzo allenatore. Sì, io facevo il dirigente insieme a Daniele Pradè, insieme a Romano Malavolta, e prendemmo Pruzzo, e tra l'altro arrivammo a disputare anche i playoff. Esatto. E siamo stati battuti dal Rimini, ed è stata una bella esperienza, perché insomma in quel periodo in Abruzzo siamo stati molto bene, la società unita, abbiamo fatto anche buoni campionati, ed è un'esperienza che ricordo sempre con grande piacere. È un'altra curiosità che in quel Teramo all'inizio c'era un certo Fabio Grosso. Pruzzo disse: è un giocatore di difficile collocazione tattica. Quando lo prendemmo, ma la volta ci disse: ragazzi, io ho pagato questo ragazzo un prezzo per quel periodo, mi sembra 50 milioni, però ho la possibilità eventualmente di ridarlo indietro qualora a noi non va bene. Ah. Ma lui arrivò intanto con un ruolo diverso, lui faceva il trequartista col numero 10. Sì, è vero. E soprattutto arrivò con un infortunio al piede, perché si era fatto male giocando sulla spiaggia con degli amici, e quindi ha perso un po' la preparazione. Dopo un po', quando Pruzzo gli ha dato un po' di spazio, noi ci siamo resi conto che era lento come una lumaca. Aveva un bel calcio, però Pruzzo disse: ma questo nello scacchiere della nostra squadra fa fatica a giocare. E allora il presidente Malavolta disse: allora a questo punto io non li spendo tutti questi soldi, se voi la pensate in questa maniera. Tant'è vero, lo rimandammo a Chieti. Esatto. Allora, quando poi lo prese il Perugia, con Cosmi mi chiamò, sì. Esatto, mi chiamò Cosmi e mi disse: Ciccio, ma voi avete avuto Grosso tanto tempo fa, così così così. Io dissi: guarda, da noi quel periodo lì non andava bene, ma adesso io l'ho perso di vista, credo che sia cresciuto, è molto migliorato, non lo so. E lui mi disse: guarda, noi lo prendiamo e poi un giorno vieni qui a vederlo, perché io ho l'impressione che lui possa giocare da esterno basso, facendo tutta la fascia. Dico: Serse, io ti dico quello che penso, ma è passato diverso tempo, diversi anni, non saprei più dargli un valore. E allora una volta Serse mi chiamò e mi disse: vieni a vedere un allenamento. Quando lo rividi in allenamento, dissi: ma questo non è il Grosso che avevamo noi, oh, questo è un altro calciatore. Infatti. Tanto fisicamente stava meglio, poi quella fascia la faceva in un modo strepitoso. Era un giocatore completamente diverso. Io dissi: Serse, gli hai trovato una collocazione fantastica a questo ragazzo. Quello è un ruolo che lui lo interpreta alla grande. Tanto è vero, poi quando incontrai Grosso, gli dissi: ascoltami, io sono stato insieme a Pruzzo uno di quelli che in quel periodo ti abbiamo bocciato, ma devo dire che in questo nuovo ruolo stai facendo cose straordinarie. Io ti faccio un grosso in bocca al lupo. Poi la carriera di Grosso è arrivata fin dove noi sappiamo, naturalmente. Questo è stato un bell'aneddoto. Complimenti, grazie a Francesco Graziani. Tra l'altro, grazie, saluti Ciccio. Da parte di Oscar Di Matteo, che lei ha avuto al Cervia. È un mio pupillo. Lo so. Gli voglio un bene dell'anima. Grazie ancora.